Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Infatti non vi narrerò una storia come faccio di solito, ma vedremo insieme quali sono stati i 10 calciatori che hanno realizzato più reti nella storia della nazionale italiana. Sigla e poi andiamo col video. La nazionale italiana ha sempre avuto grandi campioni in tutti i ruoli. Ma quali sono i giocatori che hanno realizzato più reti nella nazionale italiana? Beh, vediamolo insieme perché alcuni nomi potrebbero un po' sorprendervi. Al decimo posto troviamo Alberto Gilardino e Roberto Bettega, entrambi con 19 reti. La bandiera bianconera però ha realizzato 19 reti in 42 partite, mentre Alberto Gilardino ci ha impiegato 57 incontri. Va detto che Bettega non ha vinto nulla con la nazionale, Alberto Gilardino invece è stato campione del mondo nel 2006, anche se va detto che non è stato uno dei protagonisti, infatti del suo mondiale si ricorda più che altro l'assist per Del Piero nel 2-0 in semifinale contro la Germania. La carriera di Gilardino è sempre stata un po' così, ha sempre vinto tutto, ma mai come grande protagonista. Al nono posto invece troviamo uno che protagonista con la nazionale lo è stato per davvero. Troviamo infatti Paolo Rossi, Pablito, l'eroe del mondiale dell'82, che ha segnato 20 reti in 48 partite. 6 di queste 20 reti sono state segnate in quel magnifico mondiale, in quella magnifica estate spagnola, in cui Rossi sembrava un peso, ma poi a partire dalla tripletta contro il Brasile, passando poi per la doppietta contro la Polonia, il gol che ha aperto le danze nella vittoria, nel trionfo contro la Germania, beh, è stato un assoluto trascinatore, tanto che quell'anno poi ha vinto anche il Pallone d'Oro, meritatissimo. Al numero 8 Daniele De Rossi, che ha segnato ben 21 reti con la nazionale, non l'avrei mai detto. Ci ha impiegato 117 partite, però consideriamo che è un centrocampista, un grandissimo calciatore, e nel suo palmarès ha il mondiale del 2006. Tra l'altro va ricordato che in finale contro la Francia anche lui calciò un pesantissimo calcio di rigore che poi fu fondamentale per la vittoria finale della competizione. La posizione numero 7 è occupata da Sandrino Mazzola, bandiera nerazzurra che con 22 gol in 70 partite ha dato un importante contributo per la vittoria all'Europeo del 68 giocato in Italia e fu protagonista della celeberrima staffetta con il Golden Boy, con Gianni Rivera, ai mondiali del 70, mondiali in cui l'Italia si classificò al secondo posto perdendo in finale contro il Brasile. Al sesto posto troviamo una coppia, Ciccio Graziani e Bobo Vieri. Entrambi infatti hanno realizzato 23 reti, Graziani ci ha impiegato 64 partite, Bobo Vieri solo 49. Graziani però sarà campione del mondo nell'82, Bobo Vieri invece uscirà dal giro della nazionale proprio nel 2006, l'anno in cui l'Italia andrà a vincere il mondiale in Germania. Va detto però che i due mondiali giocati da Bobo Vieri nel 98 e nel 2002 sono stati di livello assolutamente altissimo, con una serie di gol impressionanti, con delle prestazioni davvero bomber, davvero. Al quinto posto con 25 reti troviamo ben tre calciatori. Adolfo Baloncieri, che ha segnato 25 reti in 47 partite vincendo la Coppa Internazionale del 1930. Alessandro Altobelli, che ha segnato 25 gol in 61 partite, vincendo il mondiale del 1982, segnando anche in finale contro la Germania un bellissimo gol, una bellissima serpentina. E poi troviamo Pippo Inzaghi, che ha impiegato 57 partite per realizzare i suoi 25 gol, vincendo il mondiale del 2006 e segnando anche dal gol forse più famoso dopo quello segnato da Grosso. Sì, perché se vi ricordate, Inzaghi è partito con la palla col povero Barone che era lì a fianco, che aspettava il passaggio, ma Inzaghi, essendo Inzaghi, non gli passa la palla, dribbla il portiere, realizza e va a esultare come un pazzo dopo aver segnato questa rete. Il quarto posto è forse quello più affascinante, perché con 27 reti troviamo Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. Un dualismo che si ripropone anche in questa circostanza. Roberto Baggio ha realizzato 27 reti in 57 incontri. Alessandro Del Piero invece ci ha messo molto più tempo per realizzare 27 reti, ha impiegato 91 incontri. E c'è anche da dire che si è sempre avuta l'impressione che Roberto Baggio in nazionale rispetto ad Alessandro Del Piero abbia sempre avuto una marcia in più e sia sempre riuscito ad essere molto più incisivo.
anche se va detto che Alessandro Del Piero è campione del mondo 2006 e ha anche realizzato uno dei rigori nella serie finale contro la Francia. Ad ogni modo, quando si parla di nazionale, viene automatico pensare che forse, probabilmente, quasi nessuno sia stato più grande di Roberto Baggio. Quindi, nel dualismo, il mio voto va a Roberto Baggio. Però Del Piero, un grandissimo calciatore, che forse in nazionale non è mai riuscito a esprimere al 100% il suo talento straordinario. Al terzo posto troviamo Silvio Piola con 30 reti in 34 partite, una media goal spaventosa. Silvio Piola ha vinto una Coppa Internazionale e il Mondiale del 1938. Al secondo posto troviamo Giuseppe Meazza, che ha realizzato 33 reti in 53 partite. Si è anche portato a casa due mondiali, quello del 34, quello del 38 e due coppe internazionali. Inoltre, come ben risaputo, lo stadio di San Siro di Milano il 2 marzo 1980 è stato intitolato proprio a questo straordinario calciatore. Al numero 1 invece, con 35 reti in 42 partite, abbiamo lui, Gigi Riva, rombo di tuono, l'uomo che ha deciso di trascorrere l'intera carriera a Cagliari nonostante le sirene di squadre del nord che lo volevano a tutti i costi, ma lui è rimasto a Cagliari portando anche uno storico e indimenticabile scudetto. E grazie alle sue doti di straordinario goleador che gli hanno permesso di vincere l'argento a Messico 70 e l'europeo in Italia nel 1968. Quindi questa era la classifica dei giocatori che hanno segnato più reti nella nazionale italiana, sono quasi tutti grandissimi campioni. Io vi ringrazio quindi per l'attenzione, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, pollicino, famoso pollicino, e iscrivetevi al canale perché non abbiamo iscritti a questo canale, quindi io vi ringrazio davvero per l'attenzione, alla prossima, ciao!